Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questa bellissima canotta. È semplicissima da realizzare, questa è una taglia SM, si realizza in pochissimo tempo, non dobbiamo fare altro che lavorare a maglia rasata e poi con la particolarità di questo punto traforato, semplicissimo. Nel corso del tutorial vi darò tutte le misure in centimetri. È ideale anche per i principianti perché comunque vi spiegherò anche passo passo come poter realizzare le diminuzioni. Andremo a fare questo tipo di diminuzioni per dare anche un effetto decorativo ai nostri bordi, ai bordi della canotta. Bene, prima di andare al tutorial andiamo all'occorrente, però prima vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Vi lascio i link giù in descrizione. Adesso andiamo all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per realizzare la canotta io andrò ad utilizzare questo bellissimo filato dell'azienda Stafil. È il Cairo. Ogni gomitolo è da 50 grammi, è un 100% di cotone super mercerizzato e ha una lunghezza di 127,5 m. Qui ci consiglia di lavorare questo filato con dei ferri numero 3,5 o 4. Io andrò a lavorare il filato messo in doppio, quindi andrò ad utilizzare dei ferri numero 5. Questo qui è un colore verde menta. E per realizzare la canotta andrò ad utilizzare 5 gomitoli, quindi 350 grammi. Lavorerò, come vi ho detto già prima, il tutto con dei ferri numero 5. Andrò ad utilizzare sempre questi qua dell'azienda Stafil. Sono ferri numero 5 da 40 cm di lunghezza. Bene, per quanto riguarda tutti i materiali, giù in descrizione vi lascio il link della pagina Facebook della Stafil dove li potete contattare e loro vi daranno tutte le informazioni di cui avete bisogno. Detto ciò, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa bellissima canotta. Allora, iniziamo a lavorare una prima parte della canotta, avviando sui ferri 58 maglie più 2 per il bivagno, in totale andiamo a lavorare 60 maglie, quindi ho avviato sul ferro 60 maglie. Adesso andiamo a lavorare un bordino a punto costo 1,1, un bordino di 3 cm. Ora vi faccio vedere come si lavora il punto costo 1,1. Allora, inizio lavorando una prima maglia a diritto, una maglia di vivagno. La prima e l'ultima maglia le andiamo sempre a lavorare a diritto, indipendentemente dal resto della lavorazione. Sono maglie di vivagno. Poi inizio a lavorare una maglia a diritto e una maglia al rovescio. Una maglia a diritto e una maglia al rovescio, quindi questo è il punto costo 1,1. Non dobbiamo fare altro che alternare un punto a diritto con un punto al rovescio, così un punto a diritto e un punto al rovescio fino alla fine del ferro e poi dobbiamo terminare con una maglia a diritto che è la maglia di vivagno. Ci vediamo alla fine. Allora, ho terminato il primo ferro, ora il secondo ferro e tutti gli altri ferri per quanto riguarda il bordino, li dobbiamo sempre lavorare nello stesso modo. Quindi inizio sempre con una maglia a diritto, che è la maglia di vivagno, poi vedete quando si presenta un punto a diritto andiamo a lavorare a diritto, quando si presenta al rovescio andiamo a lavorare al rovescio, diritto, diritto, rovescio, rovescio, quindi dobbiamo sempre alternare un punto a diritto con un punto al rovescio. Praticamente non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie così come si presentano e andiamo a realizzare questo bordino di 3 cm e poi farò sapere anche in totale quanti ferri ho realizzato per arrivare a 3 cm. Ho terminato il mio bordino a punto costo 1,1, quindi ho lavorato in totale 3 cm per 6 ferri andate di ritorno. Ora andiamo a lavorare una fascia a punto rete traforato, che è una lavorazione semplicissima, non dobbiamo fare altro che andare a lavorare a maglia di gaccio traforata.
ora vi faccio vedere come si lavora. Allora, lavoro sempre la mia maglia di vivagno a diritto, poi faccio un gettato per andare a lavorare due maglie insieme al rovescio, quindi faccio un gettato e vado a lavorare due maglie insieme al rovescio. Di nuovo faccio un altro gettato in questo modo, quindi faccio passare il filo attorno al ferro per portarcelo poi davanti al lavoro e andiamo a lavorare due maglie insieme al rovescio, un gettato e due maglie insieme al rovescio, e dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo facendo sempre un gettato e due maglie insieme al rovescio per tutte le maglie che stanno sul ferro. Quindi un gettato e due maglie insieme al rovescio, e noi ci vediamo un po' prima di terminare. Sono quasi arrivata alla fine, faccio un gettato, lavoro due maglie insieme al rovescio, faccio il mio ultimo gettato, lavoro le mie due maglie insieme al rovescio, le mie ultime due maglie insieme al rovescio, e termino con una maglia a diritto che è la maglia di vivagno. Abbiamo in questo modo realizzato, vedete, il primo ferro con questa lavorazione traforata. Il ferro di ritorno dobbiamo ripetere la stessa cosa. Dobbiamo sempre andare a lavorare appunto traforato e iniziando sempre allo stesso modo. Quindi inizio sempre con una maglia di vivagno. Vedete, faccio il mio gettato e lavoro due maglie insieme al rovescio. Un gettato e due maglie insieme al rovescio, così fino alla fine del ferro, fino a terminare con un gettato, due maglie insieme al rovescio, una maglia di vivagno. Dobbiamo lavorare in questo modo per 6 centimetri e poi vi farò sapere per 6 centimetri quanti ferri ho lavorato appunto traforato. Ci vediamo arrivati ai 6 centimetri. Allora, sono arrivata a 6 centimetri appunto traforato e ho lavorato in totale 10 ferri. Ora dobbiamo proseguire a lavorare per 25 centimetri a maglia rasata. Allora, a maglia rasata non dobbiamo fare altro che lavorare un ferro a diritto e un ferro a rovescio. Dobbiamo sempre alternare questa lavorazione. Quindi, senza che ve lo faccio vedere, semplicemente dobbiamo lavorare un ferro a diritto, poi un ferro a rovescio, un ferro a diritto, un ferro a rovescio, fino ad arrivare un totale a maglia rasata, un totale di 25 centimetri. Quindi proseguiamo e ci vediamo al termine dei 25 centimetri lavorati a maglia rasata. Ed ecco che ho lavorato per 25 centimetri a maglia rasata. Ho lavorato in totale 50 ferri di andata e di ritorno. Quindi in totale dal bordino fin dove abbiamo lavorato l'ultimo ferro a maglia rasata, misura 33 centimetri. Ora dobbiamo andare a fare le diminuzioni per il giro manica. Allora, per le diminuzioni andremo a fare una diminuzione però all'interno di 4 maglie, nel senso che andremo prima delle diminuzioni andremo a realizzare un bordino appunto coste 1-1, in modo tale che quando finiremo la nostra canotta avremo già un giro manica ben rifinito. E la stessa cosa andremo a fare poi per lo scollo. Quindi proseguo in questo modo qua, lavoro una maglia di vivagno a diritto, quindi una prima maglia e andiamo a lavorare questa qua di vivagno, poi lavoro un'altra maglia a diritto, una maglia al rovescio e una maglia a diritto e vado a fare la mia prima diminuzione, quindi passo una maglia sul ferro senza lavorare, lavoro la maglia subito dopo e poi vado ad accavallare la maglia che abbiamo passato senza lavorare. Abbiamo in questo modo, vedete, fatto la nostra prima diminuzione all'interno di 4 maglie. Ora proseguiamo a lavorare a maglia diritto
fino ad arrivare poi a quest'altra parte dove andremo a fare la nostra seconda, la nostra diciamo diminuzione anche su quest'altro lato. Quindi lavoriamo a maglia a diritto e ci fermiamo quando ci rimangono qua sul ferro 6 maglie. Sono arrivata anche da quest'altra parte, in quest'altro giro manico e andiamo a fare la diminuzione per quest'altro lato. Quindi vedete, ho 6 maglie, quindi vado a lavorare in questa parte qua. La diminuzione la vado a fare lavorando 2 maglie insieme a diritto, così. Poi lavoro una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto e poi vado a lavorare la mia maglia di rivagno a diritto. Abbiamo realizzato anche da quest'altra parte un bordino con la diminuzione. Il ferro di ritorno lo andiamo a lavorare tutto a rovescio senza fare nessuna diminuzione. Poi, dopo aver terminato il ferro a rovescio sul diritto, andremo a fare di nuovo la diminuzione come abbiamo fatto la prima volta. Quindi dobbiamo andare a ripetere queste diminuzioni per 3 volte. Sul ferro a rovescio le andiamo a lavorare le maglie così come si presentano senza fare alcuna diminuzione. Quindi abbiamo fatto già un ferro di diminuzioni e ora dobbiamo fare altre 2 diminuzioni. Scusate, una cosa importante, quando andiamo a lavorare il ferro a rovescio, dobbiamo lavorare sempre le maglie iniziali e finali, diciamo le 4 maglie, compresa anche la maglia di vivagno. Le dobbiamo andare a lavorare appunto coste 1-1 proprio per ritrovarci poi il bordino. Quindi questo lo andremo a fare anche sul ferro a rovescio. Allora, una volta che abbiamo fatto queste 3 diminuzioni su ogni lato, ora contemporaneamente alle diminuzioni per il giro manica andremo a fare anche le diminuzioni per lo scollo. Allora, per iniziare a fare anche le diminuzioni per lo scollo, dobbiamo dividerci le maglie. Allora, io sul ferro ho 54 maglie, contando anche le maglie di vivagno. Quindi 54 diviso 2 è 27 e ho messo un segnapunti per dividere le maglie. Ora dobbiamo andare a lavorare tutte e 2 le parti, io vado a lavorare contemporaneamente in tutte e 2 insieme. Solo che quando arriviamo qua dobbiamo aggiungere poi un gomitolo nuovo per andare a lavorare quest'altra parte. Se poi per voi è più comodo lavorare prima una parte e poi un'altra parte, magari fate come per voi è più comodo e più pratico. Io vado a fare tutte e 2 le parti insieme. Quindi contemporaneamente andremo a diminuire per il giro manica. Allora, inizialmente qua andremo a diminuire lavorando una maglia senza passando una maglia sul ferro senza lavorarla. Lavoriamo una maglia e poi andiamo ad accavallare. Poi lavoriamo tutte le maglie a diritto e ci fermiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci fermiamo qua 6 maglie. Lavoriamo queste 2 maglie insieme a diritto e poi andiamo a lavorare le 4 maglie per il bordino. Quindi queste 2 maglie, poi faccio, ora ve lo sto spiegando, poi ve lo faccio vedere praticamente. Andremo a lavorare queste 4 maglie per il bordino, poi inseriremo quest'altra, diciamo, spallina, lavoreremo le 4 maglie per il bordino e poi andremo a lavorare, passeremo questa maglia sul ferro senza lavorarla. Andremo a lavorare addirittura l'altra maglia e faremo un accavallato. Quando arriviamo invece qua per la diminuzione di quest'altra parte del giro manica, andremo a lavorare 2 maglie insieme a diritto e poi le 4 maglie per il bordino. Ora vi faccio vedere praticamente come dovete fare. Allora iniziamo. Lavoro la mia prima maglia a diritto, una maglia di vivagno, poi lavoro una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto. Andiamo a fare la diminuzione, quindi passo una maglia senza lavorarla, lavoro l'altra maglia e vado ad accavallare la maglia che abbiamo passato senza lavorare. Abbiamo fatto un'altra diminuzione su questo lato. Ora proseguo a lavorare tutte le maglie a diritto, così fino ad arrivare qua alla metà delle maglie.
non proprio alla metà, ma ci fermiamo a 6 maglie prima. Le diminuzioni le andiamo a fare sempre solo sul dritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo arrivate qua. Ora vado a fare la mia prima diminuzione per lo scollo. Quindi vado, in questo caso, da questa parte qua, vado a lavorare 2 maglie insieme a diritto. Così. E poi lavoro le 4 maglie a punto e costo e 1-1. Quindi abbiamo lavorato a diritto e vado a lavorare una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio e una maglia a diritto, e siamo arrivati alla metà. Quindi passo il segnapunti da quest'altro lato e ora devo fare la stessa cosa su quest'altra parte, quindi mi vado ad agganciare con un altro gomitolo. A me in questo caso, come ho detto prima, lavoro con il filo messo in doppio. Quindi inizio, lavoro prima le maglie del bordino, quindi lavoro una maglia a diritto, poi dopo andiamo a fare un nodino per fermare bene. Lavoro una maglia a rovescio, un punto a diritto e un punto a rovescio. Poi da questa parte qua andremo a lavorare in questo modo, faremo la nostra diminuzione passando una maglia senza lavorare, andremo a lavorare una maglia a diritto e andremo a fare una cavallata, andiamo a fare la diminuzione da quest'altro lato e poi proseguiamo a lavorare tutte le maglie a diritto fino ad arrivare poi alla fine per fare la diminuzione per il giro manica. Quindi andiamo sempre a fermare a 6 maglie prima della fine. Poi una volta che qui le maglie si saranno allargate bene, potete anche togliere il segnapunti, quello è giusto per avere un punto di riferimento. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qui vado a fare la diminuzione lavorando le 2 maglie insieme a diritto e queste qua le vado a lavorare a punto costo 1-1. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto e termino con una maglia di vivagno a diritto. Ora dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo per tutta l'altezza. Sul rovescio non andiamo a fare nessuna diminuzione e ci fermeremo quando su entrambe le spalline, le parti, ci ritroveremo poi con 9 maglie. Quindi andiamo avanti con le diminuzioni, diminuendo sempre contemporaneamente sia per il giro manica che per lo scollo, fino ad arrivare ad avere su entrambe le parti 9 maglie. Mi raccomando, inizio qua, dobbiamo fare la diminuzione passando una maglia senza lavorare, lavorando una maglia a diritto e facendo una cavallata. La diminuzione per la prima parte dello scollo andremo a farla lavorando 2 maglie insieme a diritto. La diminuzione per quest'altra parte dello scollo andremo a fare passando una maglia senza lavorare e poi lavorare una maglia a diritto facendo una cavallata, mentre invece alla fine qua di quest'altra parte della giro manica andremo a fare la diminuzione lavorando 2 maglie insieme a diritto e così via fino a raggiungere 9 maglie per parte. Bene, ed ecco che ho terminato le mie diminuzioni. Guardate come viene ben rifinito il lavoro facendo questo bordino e facendo le diminuzioni appunto come vi ho fatto vedere io. Ora vado a lavorare altri 7-8 centimetri, oppure in base anche alla vostra misura, cioè la lunghezza che vi serve la bratellina. Quindi vado avanti e poi, dopo aver terminato, vado a lavorare un'altra parte nello stesso identico modo e poi andiamo a cucire la nostra canotta.
Ed ecco che ho terminato tutte e due le parti della canotta. Ora dobbiamo andare a chiudere le spalline. Allora, io ho lavorato altri 7 centimetri da quando abbiamo finito con le diminuzioni. Ho lavorato altri 10 ferri per un totale di 7 centimetri. Ora vi ripeto, questa è una misura che va poi in base alla vostra misura personale. Ora andiamo a chiudere le due spalline. E lo andiamo a fare stesso con i ferri. Allora, facciamo combaciare le due parti della canotta dritto con dritto, così andremo a chiudere sul rovescio. Quindi facciamo combaciare anche le due spalline. Poi prendiamo un altro ferro, sempre dello stesso numero, e facciamo in questo modo: punto il ferro nella prima maglia del ferro davanti, e poi vado a puntare il ferro della maglia dell'altro ferro, così, e vado a lavorare un punto a dritto. Faccio cadere le maglie dal ferro così, poi di nuovo prendo una maglia, prendo l'altra maglia, lavoro un altro punto a dritto, faccio cadere la maglia dal ferro e poi vado a cavallare la prima maglia sulla seconda che abbiamo appena lavorato, così. Di nuovo faccio la stessa cosa, vado a lavorare le due maglie insieme, le faccio cadere dal ferro, praticamente come quando andiamo a chiudere un lavoro, solo che questa volta andiamo a chiudere in doppio, c'è una specie di cucitura. E andiamo a farlo per tutte le maglie che stanno sul ferro, così. E andiamo ad accavallare. E vado ad accavallare. Lavoro le mie penultime maglie. Vado ad accavallare. E chiudo le ultime due maglie. Vado ad accavallare e tiro. Poi vado a tagliare il filo, vedete? La cucitura viene bella pulita e precisa. Quindi andiamo a tagliare il filo. Mettere la codina, la facciamo passare attraverso l'asola e stringiamo bene. Poi andiamo a nascondere attraverso la cucitura. Facciamo la stessa cosa anche per l'altra spallina. Allora, una volta che abbiamo sistemato bene le spalline, vedete, sempre mettendo i due lati sovrapposti dritto con dritto, andiamo ora a cucire i laterali. Allora, io uno già l'ho cucito. E quest'altra parte qua ho fatto già combaciare bene i due lati e ho messo degli spillini così da poter ottenere una cucitura più precisa. Ora, con ago e filo, come vi ho fatto già vedere in altri tutorial, non dobbiamo fare altro che andare a cucire appunto indietro. Quindi iniziamo dal sottobraccio qua, dove abbiamo iniziato le diminuzioni. Togliamo lo spillino e facciamo qualche punto sovrapposto così. Non volevo fare il nodo, lo devo mantenere con il dito così, se no mi scappa così. Ecco qua. Facciamo qualche punto sovrapposto per poter chiudere bene e poi iniziamo la nostra cucitura appunto indietro su tutto il laterale a pochi centimetri dal bordo, così. Io faccio questo tipo di cucitura, però voi, come vi dico sempre, siete liberi di scegliere la cucitura che più vi piace. L'importante è avere sempre un buon risultato. Quindi vado avanti con la mia cucitura. Poi
Quando arrivo alla fine qui, mi raccomando, fate combaciare bene anche la parte bassa dove sta il punto rete. Quando arriviamo qua, facciamo qualche punto sovrapposto e andiamo a nascondere le codine. Ed ecco che una volta cucita, la nostra canotta è pronta per essere indossata. Quindi semplicissima e anche molto veloce da realizzare, quella con la particolarità di questo punto traforato, il punto rete, che la rende ancora più unica. Bene, questo è il mio tutorial, spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!